Ti presento il disturbo narcisistico di personalità secondo i criteri del DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Farò una trattazione descrittiva e alla fine del video troverai elencati per punti tutti i criteri. Io sono Noemi Aspasia Marcialis, sono una psicologa clinica e tu sei benvenuta o benvenuto. Per parlare di narcisismo dobbiamo fare luce su tre aspetti fondamentali: un senso grandioso dell'io, una pretesa di ammirazione, una mancanza di empatia. Un senso grandioso dell'io. Chi ha il disturbo narcisistico di personalità ritiene di essere grandioso, unico, speciale, sovente perso in fantasie illimitate di successo e per esempio anche di amore ideale. La ricerca, la pretesa di ammirazione deve essere riconosciuto, visto e riconosciuto e ammirato e deve essere oggetto di un trattamento di favore. Lui è al di sopra delle regole perché è quasi ultraumano, sovraumano. Tende a circondarsi di persone che stima particolarmente, che ritiene superiori alla massa, quindi sue pari, e che gli devono restituire un'immagine grandiosa. Potremmo considerare queste persone come degli oggetti sé ideali, secondo la definizione di Coate. Manca di empatia, ovvero le altre persone esistono soltanto per i suoi scopi, sono soltanto funzionali, sono persone delle quali approfittarsi per continuare ad animare, a gonfiare, a confermare questa immagine grandiosa che ha di se stesso. Ora, oggi noi non facciamo eziopatogenesi, però tieni presente una cosa, ti do solo questa notizia, questa suggestione. Accanto a un io grandioso c'è sempre un io svalutato. E infatti l'ultimo criterio diagnostico parla di invidia. E l'invidia chi la prova? Chi si sente meno? Quindi può succedere che provi invidia per i successi altrui oppure anche per le cose che gli altri possiedono. O viceversa, può capitare che ritenga di essere invidiato. Scene alle quali potremmo assistere, per esempio, al ristorante potrebbe avere un atteggiamento sprezzante per il minimo errore che fa un cameriere, anzitutto in una posizione gerarchica inferiore alla sua, e poi lui è grandioso e poi non ha empatia, quindi può trattare le persone come vuole, collocandosi praticamente in posizione verticale. Viceversa, però, in un momento in cui fossi in una posizione gerarchica inferiore, per esempio di fronte a un medico, a un terapeuta, potrebbe avere un atteggiamento, diciamo, compiacente, di condiscendenza. A seguito ti lascio l'elenco dei criteri diagnostici in maniera puntuale. Ti ringrazio di avermi seguita anche oggi e fino a qui e ti invito a iscriverti al canale. Grazie, baci e benedizioni. Criteri diagnostici per il disturbo narcisistico di personalità. A. Un quadro pervasivo di grandiosità nella fantasia o nel comportamento. Necessità di ammirazione e mancanza di empatia, che compare entro la prima età adulta ed è presente in una varietà di contesti, come indicato da 5 o più dei seguenti elementi. 1. Ha un senso grandioso di importanza. Per esempio, esagera risultati e talenti. Si aspetta di essere notato come superiore senza un'adeguata motivazione. 2. È assorbito da fantasie di illimitati successo, potere, fascino, bellezza
e di amore ideale. 3. Crede di essere speciale e unico e di dover frequentare e poter essere capito solo da altre persone o istituzioni speciali o di classe elevata. 4. Richiede eccessiva ammirazione. 5. Ha la sensazione che tutto gli sia dovuto, cioè la irragionevole aspettativa di trattamenti di favore o di soddisfazione immediata delle proprie aspettative. 6. Sfruttamento interpersonale, cioè si approfitta degli altri per i propri scopi. 7. Manca di empatia. È incapace di riconoscere o di identificarsi con i sentimenti e le necessità degli altri. 8. È spesso invidioso degli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Mostra comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.